10 minuti. L'attualità a colori di Claudio Michalizio. Buongiorno a tutti e buon martedì. È il caso politico degli ultimi giorni, è anche un caso di cronaca sul quale si versano fiumi di inchiostro sui giornali e si riempiono minuti di telegiornali e trasmissioni televisive. Il caso dei cosiddetti dossieraggi, inchiesta della Procura di Perugia che deve stabilire che uso hanno fatto un gruppo di persone, in tutto sono una quindicina gli indagati, tra questi c'è anche un tenente della Guardia di Finanza e un magistrato, di una serie di informazioni che in un periodo di tempo che va dal 2018 al 2022 hanno raccolto su personaggi importanti, cosiddetti VIPs, circa 300, attraverso dei sistemi informatici che dovrebbero essere ovviamente riservati o quantomeno interdetti a chi non ha un'autorizzazione specifica, che fanno capo ad alcuni organismi tra cui la Divisione Nazionale Antimafia. Questa è in estrema sintesi la vicenda, ovviamente ipotesi di accuse che vengono vagliate e poi c'è tutta la panna che i giornalisti montano attorno a questa vicenda. Bisognerebbe avere la macchina del tempo e capire come andranno a finire le indagini, secondo me, per dare il giusto peso a questa vicenda, perché finché non si chiariscono tutta una serie di aspetti, alcuni sono ovviamente coperti dal segreto istruttorio, altri sono sconosciuti agli stessi magistrati che in queste settimane stanno scavando per far luce sulla vicenda, finché non si arriverà alla fine di tutto questo e alla fine anche del ragionamento che avrei voluto condividere con voi in questa puntata, noi viaggeremo in bilico tra una vicenda che probabilmente può essere derubricata a gossip nel momento in cui magari si scopre che tipo di informazioni venivano a essere cercate attraverso questi database riservatissimi ai quali potevano attingere le persone indagate nel momento in cui avevano un ruolo all'interno della divisione antimafia, e invece la pericolosa scoperta di vicende in grado di mettere addirittura a repentaglio le istituzioni del nostro paese. Tra questi due antipodi siamo in bilico oggi nel commentare una vicenda che ha assunto i toni della tragedia politica, se diamo retta a quei partiti che dicono è in corso un dossieraggio di stampo sovietico, una dichiarazione di poche ore fa del ministro Salvini, una parte della stampa di centrodestra in modo particolare sta puntando il dito veementemente contro chi faceva questa attività di dossieraggio, adombrando chissà quale tipo di scandalo e di uso illecito di queste informazioni, e chi invece, come le forze politiche, diciamo così, di area centrosinistra, sono molto più caute e tentano di ridimensionare l'emergenza. Intanto la prima domanda: cui prodest, a chi ha dato vantaggio avere questo tipo di informazioni? La Procura della Repubblica, tra le persone indagate, ha messo sotto osservazione anche un manipolo di giornalisti della testata Il Domani, oggi edita da, lo sapete, l'imprenditore De Benedetti, che è stato a lungo l'editore di Repubblica. Diretta questa testata da Emiliano Fittipaldi, che nelle ultime ore è stato intervistato in più occasioni, e lui dice: io ho fatto semplicemente il mio lavoro, il giornalista. Ovviamente lui non avalla nessuna delle ipotesi investigative, naturalmente non dirà mai se davvero queste persone gli hanno passato delle informazioni, perché ovviamente un giornalista ha il diritto di proteggere le proprie fonti, e anche lui, camminando un po' in bilico lungo queste cose che si possono dire e non dire, perché altrimenti si rischia evidentemente di dare una chiave di lettura a tutte le vicende, ha detto in sostanza che è stato fatto soltanto informazione, non c'è nessun dossieraggio, e rientra tra gli obblighi del bravo giornalista
acquisire informazioni specifiche per capire se le persone di cui si sta scrivendo hanno determinati scheletri nell'armadio e per trovare a sua volta conferma ipotesi giornalistiche che prima di essere pubblicate, con il rischio magari di diffamare qualcuno e dunque ricevere una querela, devono essere vagliate. Quindi in teoria, dice Fittipaldi, io riassumo, ho fatto quello che qualunque giornalista fa, e in effetti è vero, c'è chi ha un amico che lavora in questura, chi ha un amico che magari fa l'usciere nel palazzo municipale e c'è chi ha un amico che lavora alla divisione antimafia. Cioè, alla fine le fonti ognuno ha quelle che si merita e dove le riesce a trovare. Di diverso avviso invece chi dietro a questa attività, attenzione, se fosse questa versione il caso secondo me si sgonfierebbe, perché vedete ci sono tutta una serie di principi sanciti dalle carte deontologiche della professione ma anche dalla nostra Costituzione che di fatto lasciano al giornalista una certa libertà, una certa licenza di agire anche non arrivandogli a dare la possibilità di non preoccuparsi dell'origine delle informazioni che sono state a lui passate. Una delle osservazioni che veniva fatta è: ma se voi sapeste che questo tipo di informazioni sono state carpite illecitamente mettendo le mani negli archivi della divisione del settore antimafia, dice sostanzialmente Fittipaldi, ma è vero, in realtà il giornalista non si deve porre questo tipo di problema, ma deve porsi un problema che è poi, se volete, più sostanziale, e cioè le notizie che io non so come ho avuto sono rispettose della verità, calunniano, danneggiano l'oggetto della mia inchiesta giornalistica per il quale quelle informazioni sono importanti? E quindi questo già voi capite che se ancora ha un valore la Costituzione, se ancora hanno un valore le carte e le regole deontologiche, il caso si sgonfierebbe. È ovvio che finché non si sa se questo uso è stato fatto, poi può piacere o non piacere ovviamente dalle chiavi di lettura e dalle, come dire, dei pregiudizi anche ideologici e politici, ognuno dà di questi fatti la sua visione, ma se fosse semplicemente tutto un reperimento di informazioni ad uso e consumo della testata del domani sarebbe discutibile, ovviamente, ma come dire, ci sarebbero pochi appigli per farlo diventare lo scandalo del secolo dal punto di vista giornalistico e politico di questo paese. Diverso invece è se si scopre che queste informazioni avevano altri usi. Che cosa fa supporre questo? Il fatto che in questo lasso di tempo siano stati compiuti 800 accessi diversi, non è che sono nati 800 articoli o in qualche modo sono state citate 800 persone diverse. Queste informazioni riguardavano solo ed esclusivamente alcune persone, soprattutto leader politici di centrodestra, alcuni oggi sono ministri, c'è il ministro Crosetto che la scorsa estate ha sollevato per primo il caso, favorendo l'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura, c'è il ministro Lollobrigida, ci sono altri esponenti di spicco di questo governo e comunque di questa maggioranza, c'è anche qualche altro leader dell'opposizione, c'è Renzi, c'è Conte. Ecco, però diciamo che il focus degli accertamenti è stato soprattutto su questi personaggi del centrodestra e molti accessi sarebbero stati fatti nell'ottobre del 2022, quando cioè si stava formando il nuovo governo. Ora, è normale che un giornalista, se scrive un articolo, abbia bisogno, come dire, di verificare, in questo caso per un evento importante come la formazione del governo, il pedigree di alcuni esponenti di spicco. Sì, è una ipotesi plausibile, potrebbe essere un'attività che è stata fatta a uso e consumo di questa redazione, ripeto, discutibile quanto volete, ma potrebbe stare in piedi. E se invece non fosse questa informazione stata raccolta per questo, ma davvero qualcuno ha messo insieme dei fascicoli su determinati personaggi, che uso si potrebbe fare di queste informazioni?
ricattarli, usare in qualche modo tutto questo materiale a mo' di polpetta avvelenata da far uscire a tempo debito. Ecco, è su questo aspetto forse che si possono ancora vedere le nubi più cupe e più scure, sui quali al momento i magistrati hanno, per quanto ci risulta, escluso che vi sia stato un vero e proprio dossieraggio, anche perché per esempio nessuno avrebbe tratto un vantaggio economico da questa fuga di notizie, e dunque già questo farebbe in qualche modo ridimensionare la gravità dell'accaduto. Però vedete quanti detti e non detti, quante zone d'ombra ancora ci sono. Ecco perché dicevamo, soltanto alla fine di questo di questa spy story forse noi potremo capire se stiamo parlando di poco più che gossip o di cose invece potenzialmente pericolose per la democrazia. E il gossip è perché dentro sono finiti anche dei sportivi, è finito anche per esempio Fedez, che voglio dire, prendere informazioni su Fedez, con tutta la simpatia e l'affetto per questo artista, voi capite che non è come spiare un esponente della politica. Insomma, sono due mondi completamente diversi e presumiamo anche due segreti totalmente diversi. Insomma, è una vicenda che in questo momento interessa in modo particolare la politica, che la usa forse strumentalmente anche come clava da agitare per tenere alto l'interesse in vista delle elezioni. Siamo reduci dalle elezioni in Sardegna, che si sono aperte in questo clima, perché erano già iniziate le prime uscite giornalistiche su questa fuga di notizie, questo presunto dossieraggio, e ancora tra pochi giorni si voterà in Abruzzo. Questo è un tema che in qualche modo può compattare i vari schieramenti e far discutere la politica e anche il mondo dell'informazione. Perché oggi io sentivo esponenti di alcuni giornali di area centrodestra che dicevano: se queste cose le avessero scritte giornali di destra sarebbe stato fango mediatico, e quelli di sinistra che dicono: ma che c'entra, questa è la vera informazione. Insomma, sta andando in scena un vero e proprio teatrino, come è nello stile talvolta, sempre più spesso aggiungo io, della politica italiana. Aspettiamo prima di capire se la democrazia è in pericolo o è soltanto un grande circo. Ne parleremo quando i magistrati arriveranno a compimento di questa vicenda, anche perché oggi qualche collega di lunga data mi faceva notare come periodicamente spy story più o meno analoghe affiorano nel dibattito politico del nostro paese. Cambiano gli interpreti, cambiano i database, le modalità in cui si riesce ad attingere informazioni riservate o avere proprie intercettazioni. Ricorderete scandali del passato che avevano coinvolto anche personaggi che avevano a che fare con importanti aziende delle telecomunicazioni. Poi che cosa è successo? Tutto si è dissolto, e però intanto per giorni non abbiamo fatto altro che parlare di questa vicenda. Ne riparliamo quando i contorni saranno più chiari. Che dite? Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. 10 minuti, l'attualità a colori, di Claudio Michalizio.